Angelis che ci scrive: campionato chiuso, Roma 18 gol subiti in 13 partite. Se facciamo una proiezione sulle 50 partite viene una cifra vergognosa. 3 punti col Palermo sarebbero tanta roba visto il momento che viviamo. Ogni volta che ci entrano in area segnano o poco ci manca. E poi ci mette un link con la notizia di un furto a casa dell'arbitro Rocchi e commenta che di furto ferisce, di furto perisce. Ciao Rudy, il violino fu cosa buona e giusta. Molto Benissimo. semplice, cambia atteggiamento, soprattutto mentale, potrebbe fare lo sgambetto alla Juve, sempre che glielo permettano. Un saluto a Fabio, bellissima persona con il quale a fine agosto ho scambiato fermi con i tifosi. E Giacomo da Bitte invece ha un messaggio per Emiliano Di Nardo: Garcia andata al Marsiglia, lo ritieni sempre un grande allenatore? Mai ritenuto un grande allenatore. Ma arrivo un grande allenatore, Ah, come scusa, no, vinco come. Giorgio ti ringrazia per i pronostici perché se li gioca sistematicamente ogni settimana e spesso Non vince. La mi storiella che Spalletti ti racconta è cioè che i cambi erano forzati perché richiesti dai giocatori, allo specchio che riflette la vera immagine dello stesso Spalletti. Come che chi si fosse accomodato in panchina prima del fischio d'inizio l'avesse fatto di sua spontanea volontà e non per scelte dello stesso allenatore, ci scrive Marco. Grande Max, è un piacere vedere il processo dei tifosi, ti scrive Fabrizio 69 e pensa l'unico, niente nessuno potrà mai onorare la nostra maglia come ha fatto lui. Un saluto a tutti e un bacio a Fabio da Sabrina. Poi ti fanno i complimenti, Fabio, ti scrivono grande Petruzzi e poi a voi tutti buona serata e forza Roma. E poi ci scrivono: per onorare Roma e i suoi figli non si debbono cercare alibi coprenti le enormi contraddizioni morali proprio del cosiddetto mondo ben pensante con candidatura a manifestazioni sportive mondiali come le Olimpiadi, ma cancellare quell'oltraggio, quello sfregio posto del suo stadio sportivo, ovvero lo stadio olimpico.